Allora, abbiamo parlato appunto della resistenza e che relazione c'è tra la resistenza e la libertà? E la relazione è importante perché se tu resisti trovi la libertà, questo è il concetto, no? E questo vale sempre sia nella quotidianità che nel ricercare quel che desideri, nell'inseguire i sogni. I sogni sono belli, lo sai, quando sono preludio della realtà. E quindi se tu arrivi vicino a questa realtà, arrivi vicino alla verità, arrivi vicino alla libertà. Questo è un po' il ragionamento, però chiaramente il concetto della resistenza diventa veramente importante perché devi essere radicato, devi partire con una forza, convinto, ma non solo, devi lottare per questa cosa, ecco. Dopo è chiaro, uno nella vita crede, parti in un modo e arriva magari in un altro, chissà. Però la cosa importante è inseguire i sogni, inseguire ogni volta le cose, non abbandonare. Non è il fatto di abbandonare una cosa, ma svilupparla. Cioè è come un albero dalle radici tende al cielo, no? Però vedi che ogni volta ci sono dei rami, però i rami non è sufficiente, i rami, perché la tendenza è quella al cielo. Quindi è il concetto, è quello che ti porta verso il cielo, è quello che ti porta verso l'idea, verso la verità, verso una realtà. Ecco, quindi questo diventa importante. Che cos'è libertà? Libertà sarebbe... È una parola difficile, perché vorrebbe dire rinunciare a tutto ciò che non è nato con noi. Però rinunciare a tutto non è facile, però lottare per un'idea, lottare per un qualcosa che dia un senso alla vita, tipo quello di aiutare gli altri. Ecco, io non so essere né missionario né medico, però riesco, l'unica cosa che riesco a fare è a raccontare storie di gente di sofferenza, dove in qualche modo spero di riuscire a mandare questo messaggio per far sì che il mondo, non dico possa cambiare o debba cambiare perché lo dico io, però perché il mondo deve cambiare, perché il nostro mondo merita di essere vissuto in una maniera dignitosa, insomma. E che cosa prova lei quando è in questi paesi dove le condizioni che si trovano sono difficili da affrontare e tutto? Provo rabbia. Io ho fatto l'esempio prima, no? Quando ho fatto un'inchiesta sullo sfruttamento del petrolio sul delta del Niger, quando ci sono questi multinazionali che vanno laggiù, sfruttano, fanno affari con governi corrotti, in più lasciamo inquinamenti del petrolio che va in giro dappertutto, gas flaring dappertutto, che è pari al CO2 e al 3% che buttiamo in atmosfera. Quindi ti chiedi veramente, ma che diritto abbiamo noi di lasciare, noi che stiamo gente, che stiamo bene, per lasciare tutto questo a quella gente? Oltre a non fare niente lasciamo anche un inquinamento, quindi è una vergogna. Dovremmo vergognarci sotto alcuni aspetti, però d'altronde il nostro mondo è troppo affamato di risorse, di ricchezze e di potere, e questa è un po' la cosa. Sono stato recentemente a intervistare Gazprom e ho chiesto: ma è vero che voi andrete a perforare al Polo Nord per trovare, per togliere petrolio e gas anche lassù? Lui dice: certo. Ho detto: ma voi inquinerete tutto? No, staremo attenti, ma questo è un regalo della natura. Se vediamo il mondo solamente sotto questo aspetto, certo le cose non vanno bene. È qui che bisogna lottare per far sì che un mondo diventi anche più giusto. Solo allora troveremo la libertà. Grazie mille della disponibilità, è stato veramente un piacere. Grazie. Grazie. Ciao. Arrivederci.